Ciao a tutti ragazzi, bentornati a una mia nuova video recensione, bentornati amici del libro del martedì, del libro del martedì. Vi parlerò della mia ultima lettura. Grazie alla NN Editore ho letto il libro di Tommaso Pincio Panorama, recente vincitore del premio per le case editrici indipendenti, Simbad. Era un libro la cui trama mi aveva colpito già prima della vittoria del suddetto premio. Quindi ho avuto modo, e ringrazio ancora la casa editrice, di leggere un libro che mi aveva colpito particolarmente. Perché mi aveva colpito particolarmente prima della lettura è presto detto. Il protagonista del libro, non voce narrante, si chiama Ottavio Tondi. Ottavio Tondi è per mestiere lettore. Ha questa passione, in contrasto alla visione che ha il padre della vita, padre commercialista, discendente di una famiglia di commercialisti. Lui, studente, Ottavio Tondi, all'inizio del libro del racconto di Economia e Commercio, svogliato, ha una passione smodata per il leggere, la lettura, l'immergersi nella lettura. Per la collana viceversa della appunto casa editrice NN Editore, Pincio scrive un bel libro. Un bel libro di breve, si può dire di 200 pagine, ma vedrete comprandolo in paginatura è molto, diciamo, piccola, non è un foglio di A4, penso è più piccolo ovviamente, quadernino, un foglio di quadernino fondamentalmente, con impaginatura, poi vedrete dentro, scritta in questo modo, scusatemi per la luce, intervallata capitolo a capitolo da alcune cose che poi vi dirò. Allora, torniamo a parlare del libro. Ottavio Tondi, il protagonista, a Roma, 26enne, 30enne, viene scoperto da un direttore editoriale che gli affida la lettura dei manoscritti della casa editrice Bianca. Fra i manoscritti che lui legge, riesce a individuare un vero e proprio futuro bestseller di un autore sconosciuto. Nostro io narrante verrà scambiato per quest'autore e da lì ci sarà la sua fortuna sfortuna. Nel frattempo, Ottavio Tondi sarà intervistato. E da lì nascerà il fenomeno Ottavio Tondi, ovvero un lettore che andrà in tournée e seduto sul proprio divano farà degli spettacoli in cui lui, in silenzio, la gente andrà a vederlo mentre legge. Questo suo, diciamo, nuovo modo di far soldi è un riscatto anche rispetto alla figura del padre che gli aveva sempre intimato di trovarsi un lavoro, di proseguire il lavoro familiare e lui riesce a ricavare del denaro e a sopravvivere e a vivere bene con questa sua passione. Questo suo fuggire dalla realtà poi sarà un vostro giudizio della lettura, anche se il narrante dà molti giudizi riguardo alla figura di Ottavio Tondi. Su questo io sono leggermente critico perché Ottavio Tondi, personaggio che è pigro, ma viaggia e si muove nella lettura e ha delle intuizioni sulla letteratura, sul fare delle recensioni, secondo me molto molto interessanti, originali e estremamente condivisibili. Quando, ad esempio, parla di un carattere, per così dire, pornografico del lettore rispetto all'opera che lo scrittore dà, l'opera che lo scrittore ovviamente confeziona per far fruire al lettore, ma il lettore scoprendo questa lettura di fatto ha un moto, per così dire, pornografico di origliare o di sbirciare nella creatura del lettore. Poi ci sarà da dibattere se è opera d'arte ciò che viene scritto nel momento in cui opera d'arte si descrive, però il lettore ha questa funzione di origliare, che però è anche una funzione che lo stesso Tondi lui identifica nell'opera che il lettore ha sempre persistente di traduzione. Infatti dice che il lettore è anche un traduttore di fatto, perché in effetti noi interpretiamo, come io in questo momento, la lettura mi ha fornito degli spunti che possono essere divergenti rispetto a altre persone che lo leggeranno, ma addirittura rispetto allo stesso Tommaso Pincio che ha scritto il libro.
Quindi questo è molto molto interessante, molto reale e condivisibile. Quindi tornando a parlare della trama in breve in luce, perché essendo un libro che dà moltissimi spunti, secondo me un vero e proprio spoiler non si può fare. Il libro ha dei fini riferimenti e colti letterari anche di moltissimi autori e opere che io non ho ancora al momento letto. Grazie a questo libro, altro secondo me punto a favore della lettura, e che sprona e invoglia a recuperare altri libri, altri titoli che vengono citati appunto nel libro. Il libro si costituisce appunto questo io narrante, questo scrittore scambiato per l'autore del bestseller che a tale tondi farà in modo di far scoprire al suo editore, e di come questo narrante ci racconterà un po' la vita di Ottavio Tondi, filtrata attraverso le esperienze che lo stesso Tondi avrà nell'usufruire di uno speciale network, social network, chiamato appunto Panorama. Panorama funziona in questo modo, un po' rifacendosi a Bentham, riguardo agli Bentham della costruzione della prigione, al centro aveva una torre, e questo sentirsi spiati rispetto ai propri guardiani dai carcerati. Però questo è uno spunto divergente perché questo social ci sarà una webcam per potersi iscrivere, bisognerà mostrare una parte della propria casa fissa, commentare, lasciare un post per forza per rimanere attivi. In un momento di crisi del protagonista, lui si avvicinerà a questo social e intratterrà una storia con una donna, Ligeia Tissot, che come ci tiene a dire, nata a Napoli, vissuta a Napoli, però poi originaria della madre di Ginevra, però poi lei diciamo, studierà e vivrà in America e si scaturirà una corrispondenza serrata all'inizio su risposte a battute rispetto a post pubblicati da Tondi e poi ci sarà tutta l'evoluzione. Tondi, Ottavio Tondi, quindi lettore professionista, subirà un evento che modificherà di fatto la sua vita, tanto che lo porterà a non voler leggere più, a una società nel frattempo che respingerà la lettura, e lui attraverso il passeggiare in un determinato modo sul raccordo anulare, mi verranno in mente passi di libri. Dopodiché lui prenderà degli appunti su un taccuino che intervalla anche i vari capitoli, insieme con le descrizioni della webcam di Ligeia Tissot nella sua camera da letto. Lui prenderà gli appunti di quale saranno il letto, quali saranno gli oggetti di questo letto. Quindi questo è molto molto interessante. È molto interessante perché prima di tutto ci fa capire un po' il percorso della vita di questo Ottavio Tondi, un antieroe sicuramente, una persona priva di voglia, ma una persona che all'inizio legge per evadere, per viaggiare, poi la lettura non lo aiuta più, i ricordi della lettura e il social lo portano a vivere fino a poi degli incontri e dell'evolversi della trama che caratterizzano ancora più la propria figura. Nel libro mi piace moltissimo, non facendo sempre spoiler, la parte iniziale che bisogna, come ho detto, intervallo nei capitoli, due taccuini. Il primo taccuino è appunto le memorie delle cose dette prima di dire mi addormento, in vari appunti, che sarebbe tutte le citazioni che vengono in mente al nostro autore dopo appunto avermi dato nel raccordo anulare, il Gra, famoso Gra, e poi c'è invece la descrizione dei quaderni del letto, ovvero il taccuino dove lui descrive ciò che vede attraverso la webcam di questa Ligeia Tissot. Ligeia diventa personaggio di un riguardo Poe, capirete bene alla fine il perché. E ripeto, vi leggo una parte che mi ha colpito particolarmente. Ho letto di una cibbia maligna, di un umore come gli animali stroncati su un fianco nel sonno da calura,
di leoni e bufali indifferenti alle mosche, offerti alla morte come ridiana, al sogno di diventare scheletri. Questo, secondo me, dà, soprattutto nella visione dell'Arcidia, una figura per quanto concerne proprio il Ottavio Tondi. Questa cosa, la cosa letta nella punto 103, ci dirà poi l'autore, e leggerla, si può leggerla in Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino. L'autore poi nella postfazione ci regala delle immagini molto interessanti, che ovviamente non posso dire nella loro completezza perché diciamo è troppo spoilerante, però mi farebbe piacere se qualcuno può commentare sotto, se qualcuno l'ha letto, di dialogare su questo. Scusate. Quindi questo è molto molto interessante e mi ha spronato a apprezzare e anche a cercare in altri negli altri titoli citati dall'autore. L'autore è poi una cosa molto carina, non so se dire carina e sminuente, però va bene, e che molte persone che lui cita non sono personaggi di fantasia, ma sono persone che lui conosce, che ci tiene a precisare appunto nella parte finale, in questa postfazione. E torno a ripetere la riflessione su quanto riguarda il lettore nella letteratura, la riflessione delle case editrici, di ciò dell'essere un po' casta, nel essere una figura un pochino non aperta, interna, che autoreferenziale, è una riflessione importante. Io ho visto anche un po' di Fahrenheit, di Bradbury, nella parte soprattutto finale di Fahrenheit, un collegamento di questo tipo. Mi è piaciuto anche una citazione di Borges che fa, modificandola, Ottavio Tondi nell'intervista alla rivista letteraria culturale del presente. Quindi è un libro che mi lascia moltissimi spunti, come direbbe il giovane Holden, mi verrebbe voglia di avere modo di parlare, chiamare sia Tommaso Pincio che parlare attraverso di lui con Ottavio Tondi. Una figura che mi ha appassionato, che anche attraverso i social ho avuto modo di dire alla NN Editore di apprezzare moltissimo Tondi. Mi è piaciuta questa visione anche romantica del lettore della letteratura, pur avendo accenti ovviamente di un antieroe, che comunque non è una persona felice di vita, che vive in quel modo la lettura, la vive con un bisogno, una passione, forse anche patologicamente. È molto interessante questo. Una tipologia di approccio e mi ha portato a promuovere alla grande questo libro, a voler leggere altro e non ho ben capito se è un libro autoconclusivo. Forse sì, per un determinato aspetto, però forse no nella postfazione. Però sarà e starà al tempo vedere se Tommaso Pincio ci regalerà uno sviluppo di questo tematiche e che mi porterà sicuramente a leggerlo. Quindi è un libro che consiglio vivamente, non è un libro che scade nel citazionismo, ma è un libro che in queste pagine mi regala e ci regala un viaggio, un'emozione che mi ha coinvolto, conquistato. È un libro che ho divorato, apprezzato e per così dire bevuto. E mi piace, ci sono moltissimi altri aspetti, figure e personaggi, ma non ne voglio parlare per non rovinarvi la lettura. Quindi ragazzi, Panorama, NN Editore di Tommaso Pincio, per il libro del martedì. Un saluto da Francesco Morra e alla prossima. Buone letture ragazzi.